io prima di vedere Tiziana Pini e Vasco Rossi morire assiderati, cedo la linea a Ponte di Legno. Tiziana Pini, ti vedo in condizioni di grande Gianni. Difficoltà. Sì, in grave difficoltà. Adesso perché ti dico, abbiamo avuto già dei casi di congelamento da parte anche del nostro regista, che purtroppo si è congelato due dita. È lì che si sta facendo massaggiare. No, non so se è il caso di ridere, ma comunque Vasco Rossi... Dunque, senti, io qui vicino a me ho Vasco Rossi, che se riesco a prenderlo volevo fargli una domanda prima di farti cantare. Dunque, come mai un rockettaro come te va a Sanremo? Yeah! Per farmi pubblicità, dai, chiamalo. Bene, senti, qual è il pezzo che adesso ci vuoi proporre? È un pezzo diverso da dove saremo, è un rockettone che siamo solo con il coma, che mi sembra lo siamo tutti. Senti, invece, il 45 è già uscito, l'ho saputo, che invece l'EP esce tra 10 giorni. Sì. Benissimo. Allora a questo punto, senti, so che c'è questo gruppo qui, come si chiama? Steve Rosenberg è il mio gruppo, che poi fa anche degli sfide. Le serate con te, farei sicuramente delle serate. Esatto, avevo bisogno di soldi, capito? Che cantate, cantate prima di svenire, cantate. Stringiamo i tempi. Passo subito la linea a Vasco Rossi. Ciao, ciao. Que bebo, que bebo, que bebo.